Eccomi qui, di ritorno a casa. In realtà volevo fare molte più riprese in libreria e anche poi farvi il book haul in stanza, ma sono state delle giornate super super frenetiche e quindi non ho avuto veramente tanto tempo. Inoltre la libreria era veramente strapiena e non volevo dare fastidio agli altri e riprenderli, quindi diciamo che la parte appunto all'interno è un po' corta. Ho fatto un po' di acquisti, ovviamente potevate aspettarvelo, però sono rimasta veramente super colpita perché secondo me ho fatto un sacco di buoni affari. Nella parte appunto di libraccio ho trovato alcune occasioni che in realtà non credevo di poterle trovare. Quando li ho visti lì, alcuni libri a metà prezzo, ho assolutissimamente dovuto comprarli perché non mi sarebbe mai più ricapitata una cosa simile. Partiamo però prima con il bottino piccolo a prezzo pieno, perché c'erano alcune cose che ho visto, mi hanno attirato, mi hanno incuriosito e quindi le ho lette, le ho sbirciate, le avete viste anche nel video e quindi poi le ho acquistate. Allora vado molto a random all'interno. Allora, primo libro, già, Effetto amore di Elle Kennedy, The Grand Effect. Allora, questo è il nuovo romanzo di Elle Kennedy che appunto la Newton ha pubblicato. L'ho visto spammato molto su TikTok e quindi mi ha molto incuriosito. Io non ho letto tutta la The Campus Series, so che adesso la Newton l'ha ripubblicata con le copertine nuove, forse posso dargli una chance, ma credo che ormai sia una serie un po' datata, un po' vecchiotta. Voglio appunto magari iniziare da qualcosa di nuovo. Di Elle Kennedy non ho memoria di aver letto nulla, quindi ero molto curiosa di leggere questo romanzo e quindi l'ho acquistato. 9,90€, è un prezzo super abbordabile. Amo molto la Newton proprio per i suoi prezzi accessibilissimi. Poi passiamo a questo. Cos'è? Ok, allora, guardate che appoggio. La Oscar Fabula, che è una collana di libri della Oscar Mondadori che di recente ho puntato perché sta facendo uscire cose a mio avviso molto interessanti. Xo Xo di Axie Ho, traduzione di Hangul Costantino. Mi ha attirato sicuramente la copertina e poi appunto di l'ambientazione in Corea e quindi ho voluto provare a dargli un'occasione. E se trovare l'amore della tua vita significasse rinunciare alla vita che ami? Anche questa frase mi ha un po' stuzzicato. Ho letto appunto la trama ed è ambientato appunto in Corea con due protagonisti, che lei è una violoncellista e lui invece suona, canta in un gruppo K-pop. Quindi diciamo che è un po' anche inerente al momento, vanno molto di moda appunto le ambientazioni K-pop e quindi voglio provare a dargli una chance. Mi sembra carino, ovviamente se voi lo avete letto, ne sapete qualcosa in più, fatemelo sapere, è di recente uscita, quindi in realtà io non l'ho visto molto spammato, non ne ho sentito molto parlare, quindi sono anche curiosa di leggere qualcosina che non sia troppo in hype. E poi, è sempre più leggera qui, ho preso questo, un altro libro, un altro romanzo, e questa volta è della Always Publishing e sto parlando di Maledetto il giorno che ci ha fatto incontrare di Sarah Ogle. Perché ho preso questo libro? Perché sarà il libro che ho intenzione di leggere per marzo per il gruppo di lettura di Sally Legge Romanticamente Un anno in rosa. Praticamente ogni mese viene scelto un determinato tema e poi si va a scegliere quale sarà il libro e tramite un questionario è uscito questo e quindi l'ho voluto acquistare, anche perché per il momento i due libri che ho letto per questo gruppo di lettura tutti e due li ho amati tantissimo e quindi ho voluto appunto continuare a seguire le loro indicazioni, i loro consigli e quindi questo è quanto. Allora, i prezzi sono di questo 14,90, 15€ e mi sembra comunque buono, mentre di questo 15, quindi diciamo che dai, a grandi linee sui 10-15€ si possono portare
per fortuna a casa ancora libri, comunque romanzi ottimi. Adesso però secondo me arriva la parte un po' più succulenta. Nell'appunto reparto di libraccio con i libri a metà prezzo c'era veramente tantissime cose interessanti. È anche vero che bisogna, almeno a mio avviso, guardare, spulciare e passare, perdere del tempo, perché non sempre salta all'occhio subito. Però in realtà sono stata abbastanza fortunata e tra le varie cose ho trovato un libro di Anna Premoli a metà prezzo, In amore vince chi rischia. Io non lo so se seguite i videoblog, ma sto cercando di catalogare l'intera mia libreria, perché purtroppo mi è successo, e anche di recente, di acquistare dei libri doppi, perché tante volte faccio degli acquisti un po' di impulso e poi me ne dimentico, perché sono assolutissimamente una compratrice impulsiva di libri, quindi spesso me ne dimentico, e quindi volevo catalogare tutto quello che ho per stare un po' più attenta. Ci sono alcuni scrittori, come per esempio Anna Premoli, di cui non ho tutta la bibliografia, però sono molto interessata ad averla perché è tra le scrittrici che amo molto, e quindi mi mancano un paio di titoli e quindi li sto cercando. Sto guardando molto anche su Vinted, ma quando l'ho trovato questo appunto a 5 euro l'ho voluto subito acchiappare e non l'ho letto. È in ottime condizioni, quindi sono stata super super fortunata e sono contenta che anche lui faccia finalmente parte della mia libreria. Poi, altro libro che sono rimasta piuttosto scioccata di trovarlo appunto a metà prezzo, perché in realtà anche su Vinted l'avevo trovato, però non l'avevo ancora acquistato, perché è il primo di una serie. E sto parlando di Dunbridge Academy di Sarah Sprintz. Ovunque tu sia, questo è il primo volume, mi pare di 3, e anche questo appunto è in perfette condizioni, e sono rimasta stupita perché comunque sono di recente pubblicazione, non di 2022. Prima edizione febbraio 2023, scusate, quindi sono rimasta molto 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 colpita, e anche questo appunto era a metà prezzo, quindi l'ho pagato 9 euro, e sono rimasta veramente super super colpita. C'era soltanto una copia, quindi quando l'ho visto ho detto no, tu sei mio. Come vi ripeto, in ottime condizioni, sono super contenta, però in realtà non volevo proprio iniziare una nuova serie perché ne ho già tante, fin troppe da continuare a leggere, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, l'avete letta. Ho visto che comunque in giro è molto spammato e quindi per questo mi sono un po' fatta prendere, però non sono totalmente totalmente convinta, aspetto magari dei vostri riscontri. Poi non abbiamo finito qui, perché secondo me nei prossimi due libri ho fatto un super affarone, perché vi giuro non ci potevo credere. Un'altra scrittrice di cui sto cercando di recuperare tutto quello che ha scritto e sto cercando anche di leggere tutto, le ultime cose mi stanno piacendo tantissimo, è la mia amata zia Jenny, quindi Jennifer Armentrout, e ho trovato un'altra pubblicazione recente sua, Fall of Rin and Wrath, Nata dalle stelle, appunto il primo della Awakening Series, e anche questa è di una recentissima pubblicazione, perché comunque non è stato pubblicato troppo in là, quindi novembre 2023. Infatti trovarlo a 9 euro mi ha veramente scioccato, però anche questo è in perfette condizioni, anzi sembra stato mai letto, la copertina è perfetta, la costina non è rotta, quindi credo di aver fatto un super super affare. Sono super super contenta, ma non contenta di questo, ho trovato anche un altro libro della mia amata zia Jenny, ovvero A Shadow in the Amber, Un'ombra fra le braci. È il primo della Flesh and Fire. Qui, se ho capito bene, c'è un po' un senso da seguire per quanto riguarda la lettura. Dovrebbe essere sempre del filone di sangue e cenere, però devo un attimo capire come sono gli incassi delle letture. Però quando l'ho trovato anche questo a 9 euro, ho detto no vabbè, anche tu torni a casa. In valigia non avevo posto, ma sono arrivati comunque sani e salvi. Anche questo è in perfette condizioni, sì, è un po' sporco, però non importa.
sono comunque super soddisfatta di averlo comprato a questo prezzaccio, perché anche su Vinted in realtà ne avevo trovati un paio che lo vendevano a 10-11 euro, non male, perché hanno un prezzo di copertina entrambi di quasi 18 euro, quindi averli trovati entrambi a 9 sono super 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 contenta. Finalmente adesso anche la libreria di zia Jenny si sta ripopolando e devo dire che le copertine flessibili mi stanno ammaliando sempre di più, anche se sono sempre stata team copertina rigida. Fatemi sapere voi se ho fatto dei buoni affari o meno, fatemi sapere che cosa ne pensate dei libri e fatemi sapere se vi piace questo video di andare insieme in libreria. Purtroppo io non ho molto spesso la possibilità di andare in centro nelle librerie qua, e quindi quando sono in viaggio e quando sono in un'altra città approfitto sempre di portarvi con me, anche perché qui da me il libraccio non c'è, quindi è sicuramente un spunto in più. Niente, detto questo, lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino e noi ci vediamo senza ombra di dubbio nei prossimi video. Ciao!